Mentre Jasmine piangeva, Abu trovò Aladdin in fondo a una buia prigione. Il ragazzo non faceva che pensare alla principessa. Jafar, travestito da prigioniero, si avvicinò zoppicante ad Aladdin. Sei una caverna, figliolo, piena di tesori, che lascerebbero a bocca aperta perfino la tua giovane principessa. Mi servono un paio di gambe giovani e una schiena robusta per andare a prenderli. C'è un problema. La caverna è fuori, noi siamo dentro. Jafar spostò una pietra, scoprendo una scala segreta. Un attimo dopo, correvano nel deserto. Jafar condusse Aladdin e Abu alla caverna delle meraviglie. Questa volta la divinità dal volto di tigre permise ad Aladdin di entrare e Jafar gridò al ragazzo. Ricordati, figliolo, prima portami la lampada e poi ti darò la tua ricompensa. Andiamo, Abu. Una volta entrati, Aladdin e Abu si trovarono in una immensa caverna piena di tesori. Guarda che roba. Una manciata di queste pietruzze basterebbe a farmi diventare più ricco del sultano. Per Abu era difficile non toccare tutte quelle meraviglie. Mentre i due esploravano la caverna, un tappeto in tessuto d'oro si animò e si mise a giocare a nascondino con loro. Un tappeto magico! Il tappeto volò più vicino. Wow! Senti, stiamo cercando una lampada. Hai visto? Lui sa dov'è. Il tappeto mostrò loro una grande caverna. La lampada stava in cima a un'alta scalinata. Mentre Aladdin si arrampicava, Abu adocchiò un idolo con una gigantesca pietra preziosa in mano. Mentre Aladdin raggiungeva la lampada, Abu afferrò il gioiello. Immediatamente nella caverna tuonò la voce della divinità dal volto di tigre. Avete toccato il tesoro proibito. Vedrete mai più la luce del giorno. La caverna tremò mentre le montagne di gioielli si trasformavano in colonne di fuoco. Aladdin, Abu e il tappeto si precipitarono verso l'uscita. All'ingresso della caverna Iago gracchiò. Da sopra Jafar tese una mano ad Aladdin. Dammi la mano! Prima dammi la lampada! Afferrata la lampada, Jafar la nascose sotto la tunica. Poi lasciò la mano di Aladdin e si scrollò di dosso Abu, facendo precipitare i due all'interno della caverna. È mia! È tutta mia! E ora... Ma dove? Ma quando Jafar cercò la lampada sotto la tunica, non la trovò. Il tappeto magico fermò la caduta dei due amici, mentre la caverna si richiudeva e tutto tornava immobile. Squittendo eccitata, Abu mostrò la lampada ad Aladdin, che si mise a ridere. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro! Aladdin strofinò la lampada per guardarla meglio. Dal beccuccio uscì una nuvola di fumo colorato che assunse la forma di un gigantesco genio. Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso? Aladdin, guarda, ero stupefatto. Mi trovi cresciuto. Ferma, aspetta un momento. Io sarei il tuo padrone? Esatto, è Ganzo il giovanotto. Che cosa vuoi chiedermi? Tre desideri, solo tre. Tre, una, due, tre. Il genio dimostrò i suoi straordinari poteri. Con astuzia, Aladdin convinse il genio a portarli fuori dalla caverna senza consumare i tre desideri. Poi chiese sorridendo al suo nuovo amico. Tre desideri. Voglio azzeccare quelli giusti. Tu che cosa chiederesti? Io? Oh, essere padrone di me stesso. Questa sarebbe una cosa più preziosa di tutte le magie, di tutti i tesori, di tutto il mondo. Lo faccio io, ti darò la libertà. Il genio era raggiante. E adesso sotto con la magia, giovanotto. Qual è la cosa che desideri di più? Beh... Puoi farmi diventare un principe. In un lampo, il genio creò abiti eleganti e servitori per Aladdin, trasformandolo nel principe Ali. Intanto, a palazzo, Jafar e Iago discutevano il da farsi. Iago ebbe un'idea. Tu sposi la principessa e di conseguenza diventi sultano. Oh? Jafar ci pensò un attimo. L'idea ha un certo fascino. Un grande fascino! Elettrizzato, corse dal sultano. Srotolando un'antica pergamena, Jafar lesse ad alta voce.
Se la principessa non avrà scelto un marito entro il termine stabilito, allora dovrà essere il sultano a scegliere per lei. Nel caso in cui non fosse possibile trovare un principe adatto, la principessa dovrà andare in sposa al gran visir. Allora si tratta di me. Col suo bastone a testa di serpente, Jafar ipnotizzò il sultano e gli ordinò di preparare le nozze. Intanto Aladdin attraversava trionfante Agrabah in groppa ad Abu trasformata in un elefante. Vestito con abiti eleganti e circondato da spadaccini, danzatori e servitori, varcò i cancelli del palazzo. Il sultano lo accolse con entusiasmo. Jasmine sarà entusiasta di voi. Jasmine, però, immaginando le intenzioni del padre, scappò via arrabbiata.